Benvenuti. Oggi andremo a vedere assieme, ad esperire assieme, la pratica del Key Flow di Odaka. Il Key Flow di Odaka è di per sé la connessione di due attività, molto simili e per altri versi diverse. Nasce infatti dall'unione del Bushido, la via del guerriero, con lo yoga. Proviamo a portarci in comoda posa sul nostro tappetino e portare i pollici all'interno delle nostre anche, il resto della mano all'esterno. Chiudiamo gli occhi. Cominciamo ad osservare ed ascoltare il nostro respiro. Rilassiamo le spalle e dolcemente dondoliamo col coccige, sempre più velocemente. Osserviamo queste oscillazioni, lentamente, fino a lasciarle ammorbidire, assorbire, diventano impercettibili. Ora portiamo le nostre mani sul Tadden. Chi significa energia, come prana. La nostra energia la troviamo appunto in questo punto energetico che si chiama Tanden, situato tre dita sotto l'ombelico e tre dita all'interno. Chiudiamo gli occhi, focalizziamoci in quel punto, mentre visualizziamo una sfera di luce e di energia che si diffonde dal nostro addome alla nostra figura intera e da lì si propaga verso l'esterno. Lentamente facciamo scivolare i nostri palmi uniti al centro del petto, pollici appoggiati sullo sterno, Anjali Mudra. Dischiudiamo leggermente le dita, restano uniti i mignoli e i pollici e visualizziamo un fiore di loto. Nell'inspiro solleviamo le braccia e osserviamo il viaggio delle nostre braccia verso l'alto, ruotiamo i polsi verso l'interno. E nell'inspiro spieghiamo le ali, mettiamo il busto, scendiamo davanti a noi molto lentamente. Ora immaginiamo di raccogliere l'energia da terra e portiamo verso di noi questa energia, inspirando. Nell'espirazione spingiamo verso l'esterno, come voler condividere questa energia con gli altri. Ruotiamo di nuovo i polsi, le spalle verso l'interno, unendo i palmi delle mani che tornano davanti al nostro petto, li solleviamo, li seguiamo, ruotiamo i polsi e ci apriamo in un inspiro, mettiamo il busto, assaporiamo questa sensazione, ruotiamo nuovamente le mani verso di noi, i polsi e nell'espiro lasciamo andare, espandiamo, ancora ruota, attiva l'addome, incrocia le tue braccia e inspirando le sollevi verso l'alto, inarca un pochino la schiena indietro e lentamente assaporate ogni istante di questa pratica, fate la vostra, inspirando, apro il petto, srotoliamo indietro, ora portiamo le mani a terra davanti a noi, proviamo a ripetere il Key Flow in un'altra posizione. Ci portiamo a sedere con i glutei sui talloni, da prima completamente seduti, riportiamo i palmi al centro del petto in preghiera e inspirando solleviamo lo sguardo, il petto, le braccia, ruotiamo i polsi, nell'inspiro apriamo e srotoliamo in avanti, afferri, raccogli davanti a te, inspiri e espirando spingi via, ruota le spalle, inarca. Apri, solleva, ascolta tutte le sensazioni del tuo corpo. Apri bene ed espirando torni, attiva l'addome. Inspira, apri. Senti che piano piano tutto il corpo partecipa al movimento. Se praticato con intensità diventa estremamente potente e riscaldante. Ancora i polsi, le braccia, inarchi, sollevi, apri. Porta i palmi delle mani al centro del petto, nell'espiro contrai e questa volta inspirando sollevi anche, bacino, ruoti, apri, inspiri e fletti il busto,
srotola davanti a te. Riporta i palmi e apri. Espira. Raccogli. Senti che piano piano il tanden, il punto della tua energia, diventa sempre più grande, si espande. Senti che la tua energia non è solo tua, ma appartiene anche agli altri. La puoi donare attraverso la pratica. Inspira e apri, spingi via, ruoti. Di nuovo ti sollevi, attivi glutei e addome, apri l'archi bene e torni nell'espirazione. La poesia, il movimento. Lentamente, riporti le mani a terra, punti entrambi i piedi, distendi le gambe, le fletti e piano piano ti sollevi srotolando una vertebra alla volta. Ruoti, apri le spalle indietro. Adesso, mantenendo i piedi paralleli, andiamo a ripetere lo stesso movimento, attiveremo anche le gambe in questo caso. Quindi di nuovo partiamo con i palmi delle mani al centro del petto in preghiera, le dita dischiuse nella forma del loto, solleviamo, inspirando lo osserviamo, ruotiamo i polsi e ci apriamo nell'inspiro. Nell'espirazione fletti le gambe, il busto, raccogli e porti verso di te nell'inspiro. Espirando spingi via. Ripeti di nuovo, ruota i polsi all'interno, attiva l'addome, srotoli dal coccige la colonna, ti apri all'indietro nell'inspiro, espira, porta i palmi, ruoti, apri. Espira, fletti il busto e scivoli in avanti, tutto lentamente con controllo e coordinato con la tua respirazione. Nell'espirazione spingi le braccia, ora prova a spostare il peso sul piede sinistro. Stacchi, sollevi la gamba destra e fermati per qualche respiro in questa posizione di equilibrio. Mantieni lo sguardo davanti a te. Tutto attivo, il tuo centro attivo, il tanden pulsa. Ti mantieni in equilibrio, in connessione con te stesso e con gli altri. E nell'espirazione riporta il piede a terra. Cambi, sposti il peso, stacchi, sollevi l'altra gamba, mantieni, attiva il tuo tanden, il tuo centro dell'energia. E nell'espirazione riporta, piede a terra, riparti, sollevi, inspirando ti apri, ruoti, apri i polsi. Tutto sta nell'intenzione, dipende da come fai le cose, anche questa pratica. Se la fai con intenzione e attivando tutto il tuo corpo, sentirai dei benefici estremi. Inspira in arco per indietro. Espirando, scendi. E apri in. Ruota. Fletti il busto e scivoli in avanti. Raccogli. Espirando, spingi via. E ora fermati qualche respiro. La colonna allungata verso l'alto. Riporta le tue mani sotto il tuo ombelico, sinistra sotto, la destra sopra, e osserva le sensazioni che ti lascia questa pratica. La sensazione di completezza, di energia, di universalità che la pratica del Qi Flow ti regala. L'unione tra il Bushido, lo yoga, come l'unione fra gli esseri viventi. Io sono te, tu sei me, lo yoga è unione. Namaste.